Eder. Mech. Pallister. Sono 34 mesi passati da quando è scomparsa Liliana. Perciò bisogna pensare ai familiari, al marito, che non ha ancora una risposta. Non si sa cosa può essere successo. Aspettiamo adesso la dottoressa Cattaneo che depositi in procura quello che ha trovato, quello che ha esaminato. Però adesso sembra che si tratti davvero di omicidio. Sì, cioè l'indagine è su questo. E ora lo pensi anche tu? Dio, a questo punto sì, qualcosa è successo. E da quanto tu aspetti la verità? 5 minuti? 34 mesi e qualche giorno. Sebastiano, tu hai sempre negato la relazione con Claudio Sterpin perché negando lui neghi un possibile movente. Ma in un caso di omicidio del genere è facile pensare che il killer sia il marito o l'amante. Se, come dici tu, l'amante non esiste, resti solo tu come possibile killer. Allora questa relazione esisteva o no? No, non esiste una storia d'amore. Non c'è una prova, non c'è una foto, non c'è un messaggio, non c'è qualcosa esplicito. Io ho sempre sostenuto questo. Provate voi a pensare che vostro marito o vostra moglie a un certo punto non c'è più e viene un signore o una signora che dice io sono l'amante e basta, non ci sono prove, non ci sono niente. Ma quindi si è inventato tutto? Ma guardi, questo bisogna chiederlo a lui. Io non ho niente contro di lui, cioè nel senso... E perché mai un pluridecorato atleta come Sterpin avrebbe dovuto inventarsi una cosa del genere? E questo non lo so dire. Evidentemente o ha qualcosa da nascondere o è implicato in qualcosa, non lo so. Io non accuso nessuno, però a un certo punto 32 anni insieme, mai avuto problemi, viaggi, Grecia, l'Austria, cioè noi quasi ogni weekend si andava da qualche parte. Cioè io non ho avuto nessuna segnale che ci fosse qualcosa. Per me anche quella mattina lei è venuta sulla finestra a salutarmi così come ogni mattina. Noi il giorno prima siamo stati in sauna. Io ho un tormento dentro, credimi. È un dolore pazzesco e io continuo a vivere in quella casa dove quando la sera vado lì ho i suoi vestiti, i suoi pigiami, il suo cuscino. Capisci? Divento veramente, il cuore mi batte forte, guarda, un dolore che non si spegne mai, non si spegnerà mai. Quindi Sebastiano, adesso sostieni che Liliana non avesse nessun motivo per togliersi la vita? Assolutamente. Guarda, assolutamente no. Lei ha lasciato il lavoro, cioè è stata andata in pensione e ha dovuto adattarsi un po' a una vita diversa, no? Andava quasi ogni giorno a bere il caffè con i suoi ex colleghi. Comunque trovavamo insieme momenti belli, viaggi e tutte queste cose qua. Ti anticipo una cosa. Io quando io e Liliana abbiamo chiesto alla famiglia di sposarmi, io mi sono separato, piano piano è stata durissima per me e la famiglia si è rifiutata, ha detto no, noi non vogliamo che Liliana sposi Sebastiano. Perciò Liliana a quel punto ha detto guardate, è un problema mio, io mi sposo Sebastiano e io da questa famiglia sono sempre stato respinto. Certo, sei stato respinto, ma comunque pensi di aver fatto tutto quello che un normale marito avrebbe fatto in una situazione del genere? Queste sono cose che comunque sono state visualizzate dagli inquirenti, di conseguenza io non sto qua adesso a dire, sono momenti estremamente duri, difficili, perché io su quel momento non credevo, non pensavo che fosse successo qualcosa a mia moglie. Si parlava di allontanamento volontario. Di conseguenza io ero sempre in contatto con gli inquirenti, dire ma cosa è successo? Dove è andata? Avete trovato? Ci sono cose? E così. Io penso di aver fatto normalmente quello che avrebbe fatto qualsiasi persona. Io non credo che altra gente si sarebbe comportata così. In ogni caso adesso abbiamo un'intervista a un personaggio misterioso che ha delle cose da dirci. Buongiorno caro Eder, ti ringrazio che mi permetti questo intervento in anonimato. Per quello che dirò ne vale per la mia incolumità e vita. Ti risponderò alle tue domande e farò un appello tuo tramite a Sebastiano, a cui mi rivolgo dicendo: è finita Sebastiano, devi dire la verità e quello che sai e non nascondere quello che è successo e quello che hai visto accadere alla Lily. Sì, Eder, ho saputo
e capito che Sebastiano sa quello che è successo e quello che ha visto accadere alla Lily. Ciò perché le tumefazioni al volto sono chiaramente la conseguenza di un litigio e di un trauma che Lily ha ricevuto durante una litigata energica a bordo di un'autovettura frenante. Con chi è stata vista Lily, secondo te? Alla guida c'era una persona vicina a Sebastiano che l'ha raccolta e con cui è successo tutto quello mattina, dopo averla prelevata in piazza Gioberti. La stessa persona andrà poi ad accompagnarti Sebastiano nella realizzazione dei filmati con la GoPro, perché abbiamo sentito tutti e visto che il filmato in cui non sei in abbiglio tecnico lo hai realizzato per crearti un alibi su suggerimento di chi era lì ad aiutarti. La forte contusione alla tempia che ha Lily dimostra che c'è stato un incidente in auto e ciò venne anche detto da Eder ed un suo collaboratore sul canale tempo fa. Tu stesso, Sebastiano, hai detto che è stato un incidente, ma poi non hai più parlato per protezione. Sì, Eder, sono sicuro che Lily abbia incontrato una persona vicina a Sebastiano per un discorso di soldi. Ciò perché venne fuori che Lily avesse circa 100.000 euro seguito liquidazione di fine rapporto e che volesse lasciare il marito anche, motivo per cui il terzo soggetto si è intromesso sia per un motivo proprio che per Sebastiano, ma l'incontro è finito con un litigio e con questa frenata brusca che ha fatto sbattere Lily con la tempia e da cui anche quella microfrattura vertebrale trovata. Da poco la Lily ha avuto un infarto ed è morta per asfissia stringendosi le mani al petto, come ritrovata dopo che hanno simulato il suo suicidio. Quindi un motivo economico. Puoi dirci qualcosa di più sulla dinamica dell'eventuale incidente? Sieder, sulla ricostruzione del sinistro e due fasi successive, ti posso dire che il soggetto porta in auto la Lily, mettendola nel bagaglio, e da cui per questo la posizione rannicchiata o similfetale, e la custodisce in qualche locale cantina o refrigerato, dove viene in contatto con elementi naturali e non che sono stati già identificati. Il dopo è uno staging, perché credono sia meglio farla trovare, ma con un suicidio e con una colpa personale di Lily. Lily sarà portata in quel boschetto il giorno prima del ritrovo tramite accesso posteriore. Sebastiano sapeva del decesso e che è stato un incidente. Tutto quello che farà dopo, infatti, giustifica questa sua conoscenza, ma non vuole rivelare nulla. Ed è cosa? Certo, ormai come si è capito. Ma oggi io lo invito a parlare per amore e rispetto della povera Lily. Tu ed erai fatto un ottimo lavoro ed hai compreso da subito che qualcosa non tornasse e ne parleremo a breve. Peace and boot. Corai, canta, pentone diva. Quindi un motivo economico. Siede e rispondono dicendo che tutto ruota intorno ad una vicenda economica. Lilla era diventata ricca perché aveva sul conto circa 100.000 euro di fine rapporto lavorativo. Inoltre, i codici dietro il quadro erano riferibili a depositi bancari ulteriori extra italiani, ovvero fuori Italia. Il fatto volesse lasciare Sebi e volesse anche desistere di fare prestiti ad altri ha portato a questo incontro in piazzale Gioberti. Lei conosceva l'autista dell'auto ed è salita per questo. Il resto è un litigio finito male con il sinistro inaspettato che ha portato a questa asfissia che segue le micro fratture emorragiche alla tempia che, se non trattate subito, ti portano sia all'asfissia che all'infarto conseguente.
Il soggetto ovviamente sì, è impaurito. Ma non era nemmeno uno stinco di santo e non voleva problemi con la legge. Questo è il motivo per cui non la portò all'ospedale vicino, ma la lasciò nel bagaglio rannicchiata, morente. Per cui ritieni che Sebastiano o sappia tutto o quantomeno sia stato avvisato dei fatti? Si rispondo anche a questa tua ulteriore domanda ed come vedi, sono in viaggio, in treno per Genova, ovvero se è stato Sebastiano oppure no. Ebbene, io ho capito che Sebastiano viene informato direttamente dal terzo soggetto senza telefonata, ovviamente, ma con una visita al suo laboratorio e motivo per cui non vi è traccia di telefonata o aggancio cella. Questa persona racconta a Sebi l'accaduto e gli dice che Lilli si trova in un posto dove l'ha lasciata. Sebastiano dopo le 9 non sarà più in laboratorio per questo e raggiunge il sito con la terza persona che lo aiuterà anche con i filmati della GoPro. Tu, Eder, hai capito benissimo dove si trova il sito che inizia con la lettera B. Io oggi insisto in parte finale nel dire a Sebastiano che è finita e che tutto ormai è diventato chiaro, come anche la vicenda del cordino che viene trovato in casa dopo aver saputo della volontà di trovare DNA su quello di Lilli. Sebi, basta bugie e dici la verità senza proteggere più alcuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.